noi siamo un taxi, no, no, ma nel senso qui si fa un taxi, mi è stato un free taxi, un taxi gratuito, quindi l'ho fatto in tutta. Se vuoi venire? Sì. Dall'altro lato. Oggi con Radicali Italiani insieme ad Arcangelo Macedonio di Più Europa siamo qui alla stazione di Bologna per chiedere che il servizio taxi sia garantito sempre, che ci siano più taxi, più licenze, che ci sia un'apertura al mercato in questo settore. E quindi oggi, proprio durante lo sciopero dei tassisti a Bologna, che hanno deciso di manifestare per molte ore creando ulteriore disservizio in un servizio che già non viene garantito normalmente, perché si lamentano di questo aumento molto limitato delle licenze, noi invece chiediamo che ci sia un cambio di paradigma totale, che il governo intervenga per liberalizzare il settore, per far entrare Uber, Bolt, tutti gli operatori possibili in questo settore, e chiediamo naturalmente ai tassisti in questo senso di avere più responsabilità. Non è possibile lamentarsi, protestare con dei comunicati stampa totalmente folli contro il comune, contro l'amministrazione, per un aumento così limitato delle licenze. Le buone amministrazioni hanno aumentato le licenze, però siamo convinti che 72 licenze per questa città sono anche poca. I cittadini soffrono questo disservizio che non c'è. Nelle ore della notte i giovani rimangono davanti ai locali ad aspettare un taxi, nel giorno gli imprenditori rimangono davanti a questa stazione invece di andare a un meeting di lavoro. È una città ferma, una città che distrugge anche il turismo, non solo di Bologna ma di tutte le altre città. Quindi questo è un disservizio che non può essere per un'Italia che vuole andare avanti e guardare al futuro. Il nostro free taxi girerà tutta Italia, diamo passaggi gratis con una macchina appunto brandizzata free taxi in giro per l'Italia. Lo abbiamo già fatto a Roma Termini in più occasioni, lo facciamo anche a Bologna e in altre città, perché in tutte le maggiori città italiane il problema della mancanza dei taxi è un problema annoso, è un problema che danneggia i cittadini, li danneggia quando spesso la sera devono tornare a casa e i taxi non ci sono, li danneggia con code interminabili a tutte le ore del giorno, spesso anche con persone anziane, ed è questo il biglietto da visita che noi diamo ai turisti oggi a Bologna e in tante altre città. Arrivano in Italia, arrivano nel nostro paese, arrivano nelle nostre città e invece di poterle visitare e godere di servizi efficienti si ritrovano in questa situazione.